Ciao raga, benvenuti in questo nuovo video. Come state? Oggi nuovo video di cucina. È da un po' che non ne registro uno, ma oggi ho intenzione di preparare una bella cenetta a lume di candela per Franci. Il menù di oggi è molto semplice. Come primo, pasta con crema di peperoni e pancetta. Mi sa che qua sul mio canale già l'avevate vista la preparazione, però questo c'è in frigo e questo ci mangiamo. E poi ho intenzione di fare una cosa nuova, soltanto una volta ho provato a farla, non so se l'avete vista nelle mie storie di Instagram, ma voglio provare a fare un rotolo di pasta sfoglia con all'interno formaggio e prosciutto. Iniziamo subito perché è tardissimo. Alexa, che ore sono? Alexa, che ore sono? Sono le 7:38 di sera. È tardissimo. Buonasera. Peperoni, laviamo di subito. Una cipolla intera ci va nella prima. Come una cipolla intera, ti prego? Ma non è vero, che bugiardo, ma da quando che di solito non la mettevo mai? Una cipolla intera. Intera. Peperoni. Fattissimo. Tagliamo i peperoni. Raga, levate bene anche tutto il bianco. Mi raccomando, anche i semini. E attenti a non tagliarvi. Guardate, questa mattina ho fatto il danno. Stavo mettendo via il coltello, mica mi sono fezzata il dito. Mi è uscito un sacco di sangue. Ma dettagli. No, ragazzi, con i coltelli fate attenzione. Infatti. Ma è la prima volta che mi taglio. Cioè, di solito sono sempre super attenta, più o meno. Li taglio così e poi li faccio a cubetti. Sì, che poi tanto andiamo a frullare tutto, che dobbiamo fare la crema. Vabbè, ma in tutto ciò sei felice che ti preparo una bella cena a lume di candela? Sono felice. Ah, lume di candela. Sì, oggi cenetta romantica. Sei andata a prendere le candele? No, non le abbiamo. Allora, accendino. Allora, l'idea c'è, il pensiero c'è, ma quando comprerò le candele si potrà fare. Cheat. Bellino. No, che cosa, non ne va detto una frase simile ma con altre parole. Raga, è arrivato il momento di tagliare la cipolla, è arrivato quel momento. Ci sono. Sono pronta. Sono pronta a piangere. Abbiamo messo la cipolla, peperoni, aggiungiamo ancora un po' d'olio. E adesso dobbiamo farli andare un bel po', anche perché ci vuole un po' per farli cuocere. Mettiamo un po' d'acqua. Ok, lasciamoli andare. Adesso raga, è arrivato il momento di preparare il nostro rotolo di pasta sfoglia. Mentre i peperoni si cuociono, iniziamo a fare il rotolo con prosciutto e formaggio. Qua ho la mia pasta sfoglia rettangolare, in frigo ce l'ho pure rotonda, però secondo me, per fare quello che dico io, è meglio quella rettangolare. Chloe, c'è quello che si rotola nel mentre, guardate. Ciao amore, finito di rotolarti? Ciao bonita mamma. La cipolla, ti piace? Eh? Prima di tutto iniziamo a tagliare il formaggio a pezzettini piccolini e sottili. Prima cosa da fare. Ho già tirato fuori pure il prosciutto. Iniziamo a tagliare questo. Voglio fare pezzettini piccolissimi, così si scioglie prima. Poi naturalmente all'interno potete metterci il formaggio che volete, o la mozzarella, il galbanino. Tu amore, cos'è che preferisci? Questo è buono però, Ma ci vogliamo mettere... No, non il gorgonzola. Volevi mettere il gorgonzola? Sì. Dai, amo, ti prego. Buon appetito, Chloe. Buona la pappona. Formaggio tagliato. E adesso apriamo un prosciutto. Olè. Iniziamo ad aprirla piano, mi raccomando, prima che la rompete.
ma è piccola, me la ricordavo più grande. Adesso andiamo a mettere il nostro galbanino. Ma adesso abbiamo una chicca. Un po' di polpa di pomodoro. Salsa di pomodoro. Buonissimo, anche la volta scorsa l'ho fatto così. Solo che Franci l'ultima volta che l'ho fatto non se l'è gustato molto perché non stava bene, aveva la febbre. 38 e mezzo di febbre. Poverino. Un filo d'olio e adesso è arrivato il momento più bello. Iniziamo ad arrotolarlo. Ok. Sì, mi si appiccica tutto alle mani. Uovo. Andiamo a sbatterlo, andiamo a metterlo sopra al rotolo. Pennellino e iniziamo. Prima però andiamo a mettere un po' di uovo qua sotto, che così si incolla bene. In realtà dovevo mettere l'uovo prima di chiuderlo. Piccolo errore. Vabbè, sbagliando si impara. Ok. Giriamo i peperoni. Il forno è arrivato già a temperatura, l'ho messo a 180 gradi e adesso andiamo a metterlo. Alexa, metti timer 20 minuti. 20 minuti, a partire da ora. Finalmente abbiamo infornato e adesso andiamo a tagliare la pancetta. Padella, mettiamo un po' di olio e buttiamocela dentro. Tu hai già mangiato, vero? Il papi ti ha dato la poppona. È arrivato il momento di apparecchiare. Tovaglia bella. Francesco gioca con le luci, ma vabbè. Dai, mo. Ma siamo al buio. Ole. Oh, l'umidità. Ah! No. A lume di candele, vero? Dopo spegniamo tutto. Guarda, Francesco. Amore, stasera cena elegante. Ah, è vero, ma a parte che devo... Com'è che ci mettiamo? Dai, tu ti metti qua, va bene, mo? È pronto. Alexa ha suonato, il timer ha suonato. Abbiamo litigato. Non è stato impostato. No, Alexa! Alexa, basta! No. Ah! Cosa ridi? Aia! Che male! Guardate com'è venuto. Si è uscito un po' di pomodoro, un po' di formaggio, però è venuto perfetto. Comunque mi sono fatta malissimo, oggi sono proprio sfigata con questa mano, eh. E il taglio, e adesso la bruciatura. Speriamo che non mi esca la bolla, poi qui. Guardate che eleganza, attenzione. E questo candelabro bellissimo. Me l'hanno regalato i miei genitori, anche la candela. Raga, è arrivato il momento di frullare tutto. Qui ho messo del formaggio, non avevamo il grana, quindi ne ho usato un altro, non mi ricordo il nome. Sono un po' vaga perché in realtà non è che... è giusto come formaggio da mettere all'interno con i peperoni, quindi non dico il nome. Boh.
Buon appetito! Guardate che bella tavolata! Oggi super elegante, poi con questa candela e questo è il mio rotolo. Si sarà asciugato un po', no? Buon appetito! Buon appetito, secondo me è buonissimo! Allora amore, questa cena a lume di candela. Dai, facciamo prima un brindisi. Ah, è vero! Salute! Salute amore! Com'è questo? Buono, non bevo un rosso da tantissimo. Si è raffreddata un pochino tra una cosa e l'altra, però buonissima. Ora faccio il danno. Okay. Uno. Quanti pezzi vuoi, amo? Tutti. Dai, ma si è raffreddata, anche il formaggio non è più filante adesso. Prova del 9. È una bomba, buonissimo. Cos'è? Finito di mangiare, raga, io sono sazissima, amore. Voto da 1 a 10? 4. Dai, amo. 9, amore. All'inizio del video cos'è che avevi detto? Aspetta, c'è il pantalone. Che se eri sotto il 7,5 dovevi andare a scuola di cucina. No, in realtà sono stata bravissima. A parte che pare che io sono brava a cucinare, anzi. Bravo, bravo. Secondo me i tuoi livelli, questa cena, guardatelo. Cioè, ma anche prima gliel'ho detto, mi fa non gli si può fare un complimento che già subito prende l'arco dai. Ma smettila. Ma guarda che il tortino anche tu lo fai così. La pasta uguale, magari devo mettere un pelino di zucchero perché è un po' amaro, no? E qui c'è la cucciolata. Vieni, io non commento, me ne tiro fuori. Eccola. Lei sempre qua con noi? No, non si lecca la tovaglia, lo sai le regole. Comunque raga, io adesso vi saluto, anzi noi vi salutiamo. Sono felice di aver preparato questa cenetta all'ume di candela per Franci. Manca una cosa, il caffè. Preparo un bel caffè e poi film. E nonna. Ci riposiamo un attimino. Un bacione grande grande e ciao raga, buon sabato a tutti. Alla prossima, ciao.